Scatman's World. Buonasera ragazzi, siamo in Qatar per la prima tappa del mondiale, siamo con la Honda di Bradley che mi avete consigliata, però ho il morale un po' a terra perché penultimo in qualifica, non avrei mai pensato ragazzi, adesso cominciano veramente i veri problemi con la difficoltà reale in qualifica, adesso dovrò fare veramente una gara strepitosa perché non posso cominciare male questa stagione, cioè, il Qatar è una gara mediamente favorevole e non posso solo vincere le gare dove sono favorito perché sennò non vincerò mai il mondiale. Speriamo di fare una bella prestazione nella prima parte di mondiale per poi avere la Ducati o la Honda o la Yamaha a sto punto. Cioè, bisogno di una moto veloce, punto. Raga, andiamo. Vai ragazzi, andiamo. Non ci trovo proprio delle qualifiche così pessime. Voglio proprio puntare al podio. So che ce la posso fare. Devo solo crederci, anche perché poi c'è Austin e Austin. Abbiamo già su una gara veramente ostica, che in realtà hanno preso un podio. Incredibile. Bradley Scott Reading. Sembra tredicesimi, l'ho recuperato abbastanza posizioni, ben 10 posizioni in 3 curve. Possiamo far bene se vogliamo, basta crederci. Prima gara del mondiale, della quarta stagione del mondiale, 2 vittorie per Marquez, 0 Lenzo, l'altra gara del campione del mondo. Eccoci qua. È l'innominabile, ci tiene ancora la mia moto, ma presto sarà mia. Se vado in Ducati sono cazzi, Eccoci qua. Va piano, va sale, va lontano, vai cura. Oh, cercavo Milano. Cercavo Milano, non riesce proprio a vincere lo sto mondiale in MotoGP. Ecco, però sveglia. Da superare. Brad, il mio compagno, mi ha messo veramente bene, porca. Bravo Cuba, dai, bravissimo sesto, dai. Però la remontata chiaramente non è completa. Voglio il podio, lo pretendo. E il Cuba è quinto. Porca puttana, il mio compagno di squadra si sta inventando la gara della vita. Primo giro completato, ha fatto un gran giro anche, incredibile. C'è un giro molto bello in gara, è pazzesco. Siamo tornati a quelli, ai vecchi tempi, ai grandi vecchi tempi mondiali. Infatti fastest lap di Venezia, it's incredible. It's incredible. Il podio è tranquillamente alla mia portata, ma proprio tranquillamente. Marquez e Rolins già se le danno di santa ragione. Devo superare il mio compagno e vale. È lungo, per superare sono andato troppo lungo, però in uscita sono veloce, bravo Kuma. E anche Brad Pitt superato, adesso i primi due. Dai Kuma, quello che volevo fare l'ho fatto, il podio, adesso cerchiamo l'impresa. Sarebbe bello partire con una vittoria in Qatar. Se ne stanno dando veramente di santa ragione, quindi stanno rallentando tutti e due. Qua deve venire fuori la classe come indiana, la classe pura. Se riesco addirittura a vincere la Ducati mi chiama, lo so. È proprio la moto italiana e il pilota italiano vince il mondiale. E viene giù tutto. Viene giù lo stadio, viene giù lo stadio. Sudato ragazzi, ed è fresco a Venezia, ma sono sudato marcio, la tensione è altissima, ci giochiamo veramente tutto. Il campione del mondo Lorenzo, chiaramente è stato un incogliare, è in testa, secondo Marquez, terzo Pezziala, e c'ha una moto inferiore. Final, Lacumediano, ti prego, fai il final.
ancora il giro record di Veneziano è incredibile, non ho mai girato solo nei 53 in qualifica, scandaloso, è scandaloso. Uomo gara Cuba, lo sappiamo. Buttatevi fuori, non potete buttarvi fuori. Sbombatona veneziana. Come se avrà anche una sola opportunità cercherà di sfruttare, ma lo sapete. Siamo molto vicini a Vale indietro. Ah, e si riparte subito col botto in Qatar, subito gara emozionante. Veneziano vuole fare subito la voce grossa. Qua ho esagerato. Qua ho esagerato. Mi sono visto in bocca di Marquez. Anche Marquez supera Lorenzo. Qua ho frenato troppo, qua forse mi sono giocato la possibilità di avere almeno una possibilità di sorpasso. Niente da fare, sono più veloce. Si parte col botto. Dai, dal 23° posto al 3° posto. 20 posizioni recuperate, onestamente, più di così non potevo fare. 3° posto come Diaro, buoni propositi per la stagione. Bravo Cuba, crazy Cuba, crazy Cuba. Prima pole stagionale, adesso si va ragazzi, adesso c'è Austin e Argentina. Non posso permettermi passi falsi, eh? Non me li posso permettere. Buono raga, dai. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Prossima gara a Austin, devo fare veramente il miracolo. Cumendeno. Ciao! Che fa bene al suo morale. 16 punti in più. Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtuber italiano. Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtuber italiano.